Mi deve scusare se non le ho telefonato e sono venuta qui direttamente. Ma volevo vederle in faccia. Io ho bisogno di qualcuno di cui fidarmi. Sono stata per giorni a guardare fuori dalla finestra la vita che scorreva. Non mi incuriosiva più niente. Guardavo le pratiche portate dal lavoro. Era come se non mi appartenessero. Il telefono squillava continuamente, ma io non lo sentivo. Mi dicevo, ce l'ho sempre fatta da sola. Ce la farò anche questa volta. Ma stavolta non ci sono riuscita. Un mese fa, un uomo incappucciato entra nel garage mentre sta parcheggiando. Rimetto in moto l'auto, cerco di investirlo. Allora lui si allontana. Corro verso la porta, incontro la vecchietta del primo piano, quasi la urto. Poi mentre corro per le scale sento un urlo. Non voglio! Oddio, la vecchietta! Non ho avuto il coraggio di tornare indietro.